Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Pokémon Horror Games. Quest'oggi ragazzi ci troviamo su un videogioco che mi avete richiesto anche nei commenti e che si tratta di PokéSlender, un gioco che, come facilmente intuibile, mischierà la tematica dei Pokémon con la creepypasta e il videogioco dello Slenderman, un gioco ormai famosissimo che quasi tutti penso conoscano e che è praticamente una storia horror su quest'uomo, diciamo mascherato potremmo dire, che ti insegue nel bosco in sostanza. Poi nel caso vi lascio la creepypasta in descrizione per capirci meglio se non la conoscete. Ma comunque vi invito, se questa serie vi piace, a lasciare un bel mi piace a questo video e un commento consigliandomi altri giochi Pokémon horror da portare. Detto ciò, direi che possiamo iniziare subito. Non so che cosa stia succedendo a me, non so che cosa ci sia di sbagliato in me. I miei Pokémon erano la mia vita, ma ora se ne sono andati. Tutti mi stanno compiangendo, ma nessuno riesce a capire il mio dolore. Sono tutto solo adesso. Le mie Pokéball, le stesse che una volta contenevano i miei cari Pokémon. Ora, no, erano i miei unici compagni di viaggio, ma adesso se ne sono andati. Wow, wow, wow. Mi piace davvero un sacco questa storia qua di mischiare lo Slenderman, però non mi va avanti il gioco. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie mille, già iniziamo benissimo, raga, perfetto. Allora, questa Pokéball qua che si ferma al centro. Oggi ho avuto un sogno. Non era molto chiaro, ma mi ha fatto impressione, insomma. Devo seguire i miei sensi. Penso che io stia andando in paranoia, ma non ho altra scelta. Non andrò a scrivere qua sopra quello che farò. Troverò i miei Pokémon. Fosse l'ultima cosa che faccio. Forse potrei scrivere le prossime pagine del mio diario se sarò fortunato. Se non lo sarò, beh. Ok, perfetto. Start game, suppongo. Allora, qua abbiamo i controls. Minchia, scritti da Dio, mi dicono, tra l'altro. Movement ASDW, ok perfetto, ASDW, ok perfetto, sono questi. La flashlight, eccola, è la flashlight, ho letto di fianco, ok va bene. Beh, c'è il cane fuori che impazzisce, ma fa niente raga. Start game. Ok, allora spero che non sia esattamente come... Ok perfetto, spero che non sia esattamente come lo Slenderman, perché sennò è un problema serio. Oh, posso muovermi anche così. Allora, per la corsa dovrebbe essere... Ok. Allora, va bene, ci siamo. Devo andare a trovare queste dannate Pokéball. Tra l'altro, il mio mouse ha troppa sensibilità. Cos'è quella roba? Cos'è quella... Ah, ok, perfetto. È un furgone. No, dicevo, il mio mouse c'ha una sensibilità un po' altina. E... Come cazzo faccio a mettere in pausa? Devo un attimo mettere in pausa, Dio buono. La sensibilità di un capricorno morto. È troppo così, aspetta. Allora, perché mi puzza tanto sto coso? Non lo so, però... Però non posso andare avanti così, cioè, ma che roba. Allora, fermi, iniziate a farmi correre. Ok, devo trovare un modo di mettere in pausa. Ok, no, era solo un'ombra, perfetto. Ok. Raga, mi dirigo verso le zone illuminate perché altrimenti non so veramente dove andare. Ok, c'è pure sto impedimento qui della fottutissima Cristo Dio di roba. Cioè, nel senso, della... Ah, penso sia un centro Pokémon. Della sensibilità del mouse, guarda che roba allucinante. Se dovessi fare in tempo a fare un'altra partita la cambio. Ok, questo era un fulmine, molto semplice. Tra l'altro mi chiedo, il centro... Oh, quella è una Pokéball. Quella è una Pokéball, penso che sia quella che devo raccogliere, no? Fermo, fermo. Porca troia. Oh, oh, oh. Che sono sti versi? Dovete sapere, raga, che a questi giochi qua ci ho giocato veramente poco. Anzi, oserei dire quasi... Ma a parte il fatto che, anche se... No, raga, c'è troppa sensibilità su sto mouse, veramente. Devo trovare un modo di mettere in pausa. Sanità 100%, va bene così.
Ok, perfetto, siamo qua, va bene. Non mi piace per nulla sta cosa, non mi piace per nulla sta cosa, non mi piace per nulla. Tra l'altro mi chiedo se lo Slenderman, perché non mi ricordo, l'avevo già visto sto gioco, però non ricordo se lo Slenderman è un Pokémon o se si tratta per l'appunto dello Slender, perché se lo Slender mi cago. Ok, corri. No, non contro gli altri. Porca troia, corri. Ma tipo dalla serie che se mi giro. Cos'è quella roba là? Ok, ho visto una roba là in fondo. Mi puzza abbastanza. Sai da dove sono venuto? Sclero, raga. Perché con sto mouse non sto capendo veramente nulla. Che oh? Sa che? Corri, no, chi cazzo sei tu? Chi cazzo è sta roba? Ma perché è lì? Ma non era lì prima? Ma che è? Oh, calmati, dove cazzo è, raga? No, fermi, fatemi, corri, personaggino. Corre! Non corre! Aiuto! Corri! No, via. Non ho più stamina, mi ha schiattato il personaggio. Ok, provo a entrare al centro Pokémon, non lo so, magari al centro Pokémon sarò sicuro, io che ne so. No, ma mi si è incastrato tutti. Ok, delle scale, scendiamo le scale, raga, non può sgamarmi nelle scale, giusto? Ok. Questa cosa non mi entusiasma. Come cazzo si fa? No, raga, io sono impedito a sti giochi, dovete capire. Ma come, boom? Ma se non c'è? Ma non c'è? Fammi correre. Corri. La cosa triste è che sto andando sempre nella stessa zona, perché sto tumore qua è ovunque. Ma poi perché Poliwag? Ok, sono riuscito a scappare, penso. Ok, dovrei esserci riuscito in teoria, circa. Oh, via, corri. Sì, non me ne frega un cazzo se stai svenendo, corri lo stesso. Vattene. No, figa mia, reno negli alberi, perché sto mouse qua c'ha la sensibilità altissima. Non ci credo. Va che roba. Corri, vai via, vai ancora dietro. Non mi giro neanche se mi pagano in dracme. Vai. Ma tipo, se faccio così... No, ok, non c'è ancora, perfetto. Prosegui. Non ti porre problemi. Possibile che non ci sia un menu su sto gioco, madonna, per cercare di diminuire la sensibilità di sto mouse col tumore al cervello. Allora, dai, cos'è questo silenzio, questo tuono, queste cose? Questa pioggia che scompare senza motivo. Non è che se c'è un tuono non si sente più la pioggia, eh. Figa, la fisica non è un'opinione. Ok, sto per raggiungere, penso, il confine della mappa. Accenditi. No, veramente, devo cercare di capire come si apre il menu qua, raga. Se no è un fottio, non ce la faccio più. Anche perché non so proprio dove andare. Cioè, non ho mappe, non ho nulla. Cioè, come si fa a vincere in un gioco del genere? Via. No, figa, non ti incastrare. No, sei incastrato, non ci credo. Vaffanculo. C'ho la sanità al 90%. Quando mi va giù, ho capito. Se mi schiatta la sanità, giustamente mi direte, muoio. Ma tipo che è ancora qua? Ma è lui? Oh cazzo, madonna, si è incagliato anche lui, perfetto. Anche lui c'ha la sensibilità di Gesù bambino. Tra l'altro io sto viaggiando a caso per la mappa con un mouse che non funziona praticamente. E tipo, adesso provo a fare, tipo a muovermi senza utilizzare la sensibilità. Nel senso, prima o poi dovrò arrivare agli altri punti, no raga? Dai, ditemi di sì, vi prego. Continuo a correre, che prima o poi ci arriviamo a una Pokéball, eh. Cioè, non penso che... Tra l'altro non ricordavo proprio che ci fosse Poliwag, mi sembra strano. No, mi si è incastrato, ok. Ok, forse a sto punto mi conviene andare avanti così. Non lo so, però tipo io dovrei anche... Allora, forse è più intuitivo fare così. No. Non era qua, ne sono sicuro. No, figa, mi sta andando a puttane la batteria pure, non ci credo. Non lo so, corri.
Corri, so. Dov'è? 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 Non lo vedo. Non lo vedo, dov'è? Io corro, però potrei finire in braccio a qualcuno. Io corro, corro, corro a caso. In questa mappa io corro a caso, va bene. Mi piace sto gioco, no, veramente. Le trame quelle belle. Guarda che mi si viene il personaggio. Dove cazzo? Dai, raga, però non è possibile che non riesco. Cioè, se io vi faccio vedere come sto giocando, mi mettete a ridere. E non lo so, proviamo a proseguire così. Che devo fare? Allora. Oh, 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 oh. Raga, un muro. Un muro. Un muro edificio vuol dire a casa mia Pokéball. Poi non so a casa vostra, raga, però a casa mia funzionava così una volta. Non è che sto inventando le cose, no. Minchia, se è il centro Pokémon sbrocco. No, no, no. È il centro Pokémon. Dio Cristo! Madonna, cioè, non veramente ho fatto il giro in tondo e non ci voglio credere. Quello è il furgoncino maledetto, allora. Vai, 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 vai. Tra l'altro poi... Questo qua cos'è? È il muro che dice che la mappa è finita. No. No. Oddio, questo qua è tipo un mini labirinto e alla fine dovrebbe esserci una Pokéball, se non ricordo male. Ok. Devo accendere e spegnere la luce, raga, per cercare di risparmiare un po' di batteria. Io vi giuro che sto andando a caso in sta zona. Vi giuro su Dio che sto andando a caso. Spero di trovare qualcosa di utile poi. Boh, non si sa, io vado, raga, vado. Ok, ho visto tipo... Minchia, raga, se mi appare qua dietro gli angoli, ci ho pensato adesso. Se mi appare qua dietro gli angoli, io vi giuro che... No, non è successo veramente. Dimmi che non è successo veramente. Dimmi che non è successo veramente. Dimmi che non è... No, 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 me la sono chiamata. Ah, ma porca troia, me la sono chiamata. Me la sono chiamata. Cazzo! Tipo, ma... Tipo... Ma tipo che... Boh... Cioè, adesso mi sta... Non vedo un cazzo. Ma cosa? Raga, non capire io. Non capisco, io entro e mi ammazza. Mi ammazza! Cioè, entro e muoio subito. Cioè, mi fa che muoio di paura. Ma che cazzo vuoi? Ma tua mamma morirà di paura quando vede il pis... Boh, raga, cioè, io non riesco. Mi ammazza a caso. Non capisco il motivo. Cioè, vabbè. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento in iscrizione al canale. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale, al di fuori anche del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.